25esima giornata di campionato Serie D, girone F. Si sfidano Tivoli e Campobasso. Ruba il pallone il Campobasso, Koken allarga sulla destra, c'è sempre Grandis pronto a ricevere, proprio lui l'argentino si accentra, prova e trova Di Nardo, la conclusione di Di Nardo di prima, il piattone sicurissimo, Zappalà. Bonacchi si inserisce, non c'è fallo, si continua, allora prova ad andare in contropiede il Tivoli, Gonzales viene saltato di netto, attenzione, attenzione a Camilli, la palla è per il numero 10, Esposito! Esposito. No, c'è il fallo, c'è il fallo, c'è il fallo. Beh, dai, ha fatto il blocco sul portiere. Rosso, arriva un cartellino rosso sulla panchina del Tivoli. Attenzione. Di Nardo per Koken. Vuole andare da solo Koken, ma gli ruba il tempo alla grande Dejem. Poi Lombari, Lombari, ancora Lombari. Palla proprio per lui. Lombari in area di rigore, attenzione, prova la conclusione, sporcata. Grossi di prima, arpione il pallone Maurizio, adesso è l'attivo, le attenzione in avanti, non lasciatelo tirare, Esposito vola, Esposito vola, Esposito vola, che parata. L'oro di Eldorado, l'oro di Maldonado ci vuole. Calcio di punizione, mettono anche Pellegrini e Maldonado. Maldonado 1-0, il Campobasso in vantaggio, il Campobasso in vantaggio con il marchio di fabbrica solito di Luis Maldonado. Che gol di Filippo. Pallone in aria, diventa pericoloso Di Nardo. Sì, il raddoppio di Di Nardo, il raddoppio di Di Nardo al 61esimo, la infila Antonio e se lo merita tutto questo gol Di Nardo, se lo merita tutto questo gol Di Nardo. Prova a fare tutto da solo, ancora Koken, il pallone per Maldonado. Di Nardo, avanti la porta, è buono, era buono, era buono, non si è alzata la bandierina. Pellegrini tocca soltanto adesso la sfera, Pellegrini si accentra, Maldonado prova a dargli fastidio, prova a liberare il destro, poi Pellegrini, Esposito. Pallone buono per Di Nardo, dai Antò, dai Antonio, uno contro uno, Di Nardo la può chiudere, Antonio la sbaglia, la sbaglia. Per Pellegrini, Pellegrini, traversone sul secondo palo, la incornata di Vestenicki. Non si è mosso Esposito e non c'è più tempo, vince il Campobasso, il fischio finale della direttore di gara, 2-0, una gara davvero insidiosissima, portata a casa nel migliore dei modi per il Campobasso e soprattutto con le sue perle Luis Maldonado ed Antonio Di Nardo.